Vediamo come avviene lo scambio, come viene messo in circolazione questo denaro da parte delle banche centrali. Allora, le banche centrali quando immettono questo denaro chiedono a garanzia agli stati emissione di titoli di Stato. Ora io già qui, ecco, mi viene quasi da sorridere, perché cosa succede? Noi stampiamo titoli di Stato e li diamo alla banca. La banca stampa dell'altra carta le banconote e ci dà questa carta. In cambio di questo scambio ci ritroviamo indebitati. Cioè, ma allora perché se stampiamo, che so, 100 milioni di titoli di Stato non possiamo stampare 100 milioni di banconote? Se abbiamo il diritto di stampare 100 milioni di titoli di Stato dovremmo averlo anche di stampare le banconote. Però qui cambia, il problema è uno solo, cambia chi ne trae profitto. Se le stampassimo noi ne trarrebbe profitto i cittadini, la società. Se le stampa la banca ne trae profitto una società privata e i loro soci azionisti. Allora, c'è da dire poi questo, considerate, i titoli di Stato cosa sono? Cioè, quando uno Stato scadono i titoli di Stato e c'è da pagarli, vi faccio una precisazione, ve la do in anticipo, l'avevo segnata dopo ma ve la do subito. Dati prelevati ieri sul sito di Banca Italia, nei prossimi 12 mesi abbiamo 315 miliardi di titoli in scadenza, uno Stato che incassa 600 miliardi l'anno di entrate tributarie. Circa metà ci andrebbero via soltanto per pagare quei titoli lì. Allora, dicevo, questi titoli di Stato, chi li paga? Lo Stato ha una cassa per conto suo, ha qualche posto dove genera soldi? Abbiamo detto no, monopolio di emissione della banca, i soldi li mette solo la banca. Quindi lo Stato come li paga? Attraverso il prelievo forzoso nelle tasche dei cittadini, attraverso le tasse. Quindi quei soldi, quei pezzi di carta che ci danno, la garanzia che gli diamo è il frutto del nostro lavoro. E la diamo noi con il nostro lavoro. Gli paghiamo un pacco di carta al suo valore nominale, quel pacco di carta che ha valore soltanto grazie al nostro lavoro. Ma su questo argomento ci entriamo più tardi. Allora, dicevo, poi un'altra considerazione importante, lo Stato la potrebbe stampare la carta moneta. Io non so quanti di voi, ma vedo dei signori che dovrebbero avere l'età mia e forse anche qualcosa di più. Ve le ricordate le vecchie 500 lire? Qualcuno se le ricorda? Con la testa alata? Qualcuno si ricorda cosa c'era scritto sopra? C'era scritto sopra Repubblica Italiana. E poi stranamente nello stesso periodo c'era un'altra moneta, le 1000 lire con Giuseppe Verdi. Su quelle cambiava radicalmente, c'era scritto Banca d'Italia. Cioè noi avevamo della moneta che stampavamo a credito, quindi non ci addebitava niente nessuno le 500 lire, mentre le 1000 lire le prendevamo a debito dalla Banca d'Italia. Cioè anche questa è una bella anomalia, se stampiamo denaro lo possiamo stampare, qui va stabilito se si può o se non si può, lo Stato poteva e potrebbe ancora. Quindi cosa succede? La banca attualmente si è approfittata di un enorme vuoto giuridico che c'è, nessuno si è preso l'impegno nel nostro Parlamento a riempire il vuoto giuridico sulla proprietà della moneta, stabilire a chi appartiene la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Non esiste legislazione, non esiste nulla su questo argomento, e guai a parlarne. Quindi come abbiamo detto, vabbè, questo l'avevamo già detto, saltiamo avanti. Allora, il signoraggio sulla moneta, brevissimo perché è una cosa veramente ridicola. C'è stato un cesso agli stati, come abbiamo detto prima, il monopolio sulla moneta è dello Stato. Una moneta che è di metallo, ovviamente la produzione costa di più che la carta, il metallo costa di più come materiale della carta, quindi sulle monete c'è una spesa all'incirca, io vi dico all'incirca perché ovviamente ci sono varie pezzature, però mediamente la spesa per una moneta per crearla sono 50 centesimi. Sappiamo tutti le pezzature che ci sono dell'euro, se si spende 50 centesimi per creare una moneta, il guadagno, lo Stato ce l'ha soltanto se le monete da 1 euro o da 2 euro. Sulle restanti per la maggior parte ci rimette a farle, cioè ora si capisce perché la Banca Centrale Europea ha detto queste fatele voi, cioè noi facciamo le banconote, voi fate le monetine, non c'è nessun guadagno. Io penso addirittura, non mi sono mai perso, ne faccio tanti conti su questa storia, non mi sono mai perso a vedere realmente, perché possiamo benissimo vedere quante banconote vengono emesse. Vi faccio un piccolo esempio per rendervi conto di quanto sono poche le monete che vengono emesse. Nel 2008 sono stati emessi quasi 11 miliardi di banconote, monete 233 milioni, siamo intorno al 2% scarso, quindi una quantità ridicola, non mi metto a fare il conto se lo Stato ci guadagna o no, ma non ne vale la pena.
è bello citare, questa sì, questa la voglio citare, su questo argomento c'è stato un aneddoto fra Tremonti e Duisenberg. Dammi una mano, fa. Allora, in una conferenza stampa tenuta da Duisenberg il 12 settembre del 2002, Duisenberg risponde a una domanda che gli viene posta da un giornalista che gli chiedeva se fosse interessante il discorso che Tremonti aveva fatto, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di fare le monete da 1 euro e 2 euro in banconote, trasformare monete in banconote, 1 euro e 2 euro. Duisenberg risponde, leggo testualmente la risposta, la riporto testualmente: non abbiamo progetti di introdurre banconote da 1 euro o 2 euro, ma ne abbiamo sentito parlare, naturalmente ne abbiamo discusso, stiamo valutando le implicazioni di introdurre tale banconote. In linea di principio non abbiamo niente contro questo progetto, ma stiamo valutando le implicazioni e spero che Mr. Tremonti si renda conto che se tale banconota dovesse essere introdotta, egli perderebbe il diritto di signoraggio che si accompagna ad essa. Dunque, se egli come ministro dell'economia ne sarebbe contento, io non credo. Questa è la prima volta che è stata menzionata in pubblico, di fronte alla stampa, la parola signoraggio. Pensate, nel 2002. Allora, rientriamo nell'argomento specifico. Il signoraggio secondario. Questo ascoltatelo bene perché è la parte più importante. Come abbiamo detto, banconote e monete sono una parte minima del circolante. La maggior parte, abbiamo detto, sono mutui, finanziamenti, giroconti bancari, carte di credito, tutti i sistemi di pagamento elettronici, tutti i sistemi di pagamento via computer. Questo tipo di signoraggio è un signoraggio creditizio. Si realizza creando crediti per la banca e debiti per chi riceve questi soldi. Allora, abbiamo detto, è denaro virtuale. Chi lo realizza? Chi lo realizza? Tutte le banche commerciali, tutte. Anche la banca piccola che avete qui a Castelnuovo Cecina, ce ne sarà una banca, anche quella crea denaro attraverso questo sistema. Questo sistema si chiama sistema di riserva frazionaria. Ora, io è una cosa che mi ha scandalizzato tantissimo, mi ha stupito tantissimo, ha colto il mio lato infantile. Pensare che c'è qualcuno che crea denaro dal nulla mi ha lasciato un attimino esterrefatto. E pensavo, questo sarà un grandissimo segreto, chissà dove sarà custodito, in quali posti. Pensate al mio stupore. Questo è il libro di scuola di mia figlia. Ha dato la maturità l'anno passato per corsi di diritto e economia per il biennio. Un libro di scuola che lo leggono tutti, ci sono alle università, ci sono alle scuole superiori. E a pagina 396 parla del moltiplicatore dei depositi. Vi leggo testualmente perché, cioè, è bellissimo, pensate che è passata sotto gli occhi di tanti studenti e nessuno ha provato meraviglia, nessuno si è domandato ma è normale che venga creato denaro dal nulla? Cioè io me lo domanderei, poi evidentemente il livello dei nostri studenti non deve essere particolarmente eccelso. Scusate se c'è qualche studente, ma le cose quando vanno dette, vanno dette. Allora, ve lo leggo testualmente. Dice, le banche non possono destinare a credito tutto il denaro depositato presso le loro casse, altrimenti potrebbero trovarsi nell'impossibilità di soddisfare eventuali richieste di contante. È normale, cioè se presto tutto quello che ho in cassa, mi presenta uno alla cassa e ci vuole 100 euro per andare a fare la spesa, non gliele posso dare, quindi non lo possono prestare. Devono perciò tenere a disposizione una determinata percentuale dei loro depositi, la cui entità è stabilita dalla banca centrale, nel nostro paese la Banca d'Italia, percentuale che prende il nome di riserva di liquidità. Salto un pezzettino che non ci interessa un granché e vado al finale. Nel finale c'è i fuochi d'artificio. Attraverso la possibilità di dare a credito tutto l'ammontare monetario che eccede quella riserva, che qui la chiama riserva obbligatoria, ma è la stessa cosa, riserva di liquidità, infatti le banche, reagendo fra loro, sono in grado di moltiplicare la moneta esistente, creando moneta bancaria. Quindi ammette in modo implicito un libro di scuola che creano la moneta dal nulla,